Solito. Grazie a tutti di essere qua, grazie alla senatrice che è presente da noi. Io toccherò solo due argomenti brevemente. La nostra coalizione. Inizio dalla nostra coalizione perché oggi pomeriggio siamo stati alla RAI a Tribuna Politica che sarà trasmessa domani mattina alle 8:20. E durante questa tribuna elettorale un candidato sindaco, Massimo Iodice, teneva da ridire della nostra coalizione. C'è un candidato sindaco che è a capo di una coalizione di liste civiche, attaccate tra di loro, pur di mettere le mani sulla città, si permette di criticare la nostra coalizione. Senatrice, la nostra coalizione è formata da uomini e donne che appartengono ai vari ceti sociali. È un'eterogeneità di persone oneste, laboriose, motivate e desiderose di impegnarsi per il riscatto di Casoria. È una squadra di gente per bene che non è stata unta dal Signore in questo o quel palazzo, né di Sant'Antimo, né di Afragola, né di Le dico anche i nomi. Cesare, Cosentino e Nespoli. A lei giudicare chi sta dietro queste persone. Gente che non ha nessun interesse particolare da difendere, gente che si mette al servizio di un'idea, quella che da una città e dall'impegno diretto possa scaturire l'energia per una Casoria diversa. Questa è la strada da intraprendere, la strada che esce fuori da gente per bene, non c'è altra strada da seguire. Noi vogliamo una buona politica, fatta di candidati autorevoli, buoni comportamenti ed idee giuste. Alternativa alla demagogia che si è impossessata dei vari schieramenti politici rispetto ai quali ci proponiamo come innovazione politica credibile. Noi vogliamo dare autorevolezza alle nostre istituzioni mortificate e condizionate nel quotidiano dalla vistosità politica di una classe dirigente autoreferenziale e incapace di dare prospettive alla nostra comunità. A Casoria, API, Italia dei Valori, FLI e PD hanno avuto una grande intuizione. Hanno messo da parte gli interessi particolari, le differenze specifiche che pure sono insite in ogni partito per guardare all'obiettivo generale che è l'interesse dei cittadini di Casoria. Questo è un punto di partenza della nostra coalizione, è un progetto che piano piano dovrà registrare un'inversione di tendenza della mentalità con cui da diversi anni si guarda alla politica della nostra città. È fondata da partiti che hanno un'identità politica sì strutturata, un'etica e una morale ben consolidate. Altra cosa sono, come dicevo prima, le formazioni raccogliticce che sono state messe insieme per mettere le mani sulla città. Secondo punto che volevo toccare è l'importanza di questa tornata amministrativa. È importante non soltanto per Casoria, ma è importante a livello nazionale. Voi sapete bene che si vota a Milano, Torino, Bologna, Napoli, poi Casoria. Se ne dice Casoria ha quasi più di 88.000 abitanti ed è una delle città più grandi della provincia di Napoli, terza in provincia, quarta in regione. Quindi ha una validità nazionale. Noi non vogliamo dare una spallata, ma vogliamo mandare un messaggio a Berlusconi, vincendo queste elezioni, nel dirgli che noi del Sud siamo stufi della sua politica che è fatta solo di tagli. Non c'è stato un investimento. Tagli alla scuola, tagli ai trasporti, tagli alla sanità. Il biglietto unico in Campania è aumentato. Tutti lo sanno, il ticket sui farmaci, che prima i generici non si pagava, dal 18 aprile si paga anche il ticket sui generici. Quindi noi siamo stufi di questa politica fiscale che serve soltanto alla Lega, questo federalismo che viene fatto solo per fare un piacere alla Lega. Noi vogliamo dire a Berlusconi, nella prossima infornata di sottosegretari che lei farà, egregio Presidente Berlusconi, ci libera da Scilipoti, ce lo faccia per piacere.